Nelle precedenti edizioni abbiamo incontrato i suoi amici d'infanzia, i suoi parenti, i suoi colleghi di lavoro. In questa edizione del Premio Tonino Carino andiamo a sentire la gente, andiamo ad ascoltare dalla voce della gente che cosa è rimasto di Tonino Carino nella loro mente e soprattutto nel loro cuore. E lo facciamo in maniera simpatica, lo faremo qui ad Uffida e lo faremo anche chiaramente ad Ascoli Piceno. Ma abbiamo anche una missione da portare a termine. Proveremo in maniera simpatica, ironica, speriamo divertente, a cercare un erede di Tonino Carino. Staremo a vedere. Andiamo? Andiamo. Un ricordo sulla figura di Tonino Carino. Sì, sicuramente è un giornalista di capacità che sapeva anche coinvolgere, rappresentava un mondo del calcio che adesso forse non c'è più. È stato il telecronista per eccellenza sia del calcio marchigiano ma soprattutto dell'Ascoli Calcio. Bravissimo, era uno che frequentava la città e l'amava tanto, pur non essendo nato ad Ascoli. Beh, devo dire che è una persona molto speciale, una persona appunto che è molto amato la sua città, che amava soprattutto fare il suo lavoro e ha cercato di promuovere queste due situazioni nella sua figura. Un ascolano che ci manca, diciamo che ha dato molto allo sport e alle telecronache della nostra Ascoli. Dalle Marche al Friuli Venezia Giulia, Tonino Carino da Ascoli era comunque conosciuto, insomma, lo si ascoltava. Valerio Rosa, raccontaci di Tonino Carino. Beh, per noi che abbiamo fatto del giornalismo televisivo, radiofonico, un po' la nostra professione, è stato sicuramente un maestro. Non l'ho conosciuto personalmente, ma comunque come ascolano non posso non ricordare Tonino Carino. È stato un po' il simbolo del calcio ascolano. Io sono del quartiere di Porta Cappuccina, lui è stato importato da Uffida a Porta Cappuccina e vedevo che i ragazzi a volte ci scherzavano perché era un quartiere dove c'era poca eleganza, lui era molto compiuto, molto acchittato, molto molto serio e tanto non pensavamo che facesse questa carriera così. Quando si parlava di lui si parlava comunque anche di Ascoli, dell'Ascoli. Un grandissimo telecronista che ha portato il nome, diciamo, dell'Ascoli sia sportivamente che di cultura. Il fatto che, come dicevate, gli abbiano dedicato un premio penso che sia giusto e doveroso. Ce l'aveva la città nel cuore. Una persona comunque sempre disponibile, sempre a contatto con la gente. Sì, senz'altro, era una persona spiritosa, allegra e ho un po' un ricordo. Io mi ricordo che ogni volta che ci si fermava a chiacchierare la simpatia gli straripava da tutti i pori della pelle. E la caratteristica di Tonino Carino era questa proprio paesanità, detto proprio in termini speech, la sua peculiarità era quella di essere uno comune, un uomo comune, un appassionato, un paesano appassionato dell'Ascoli. L'essere autoironico, di essere comunque un po' la macchietta di se stesso, no? L'essere comunque, riuscire comunque a scherzare con le proprie difficoltà anche nel pronunciare i nomi dei giocatori stranieri. Io mi ricordo c'erano delle puntate, eravamo lì in sala stampa dove pronunciare il nome di Boros Vekstovic sembrava improponibile, impossibile. Aslanovic, Trifunovic. In televisione ironizzavano un po' su Tonino Carino, però lui reggeva molto bene questa cosa. Diciamo comunque si distingueva un pochino dagli altri giornalisti inviati dalle varie sedi, perché diciamo comunque aveva questa nota di simpatia in più rispetto agli altri, un personaggio che ricordo sempre con molto piacere. Già da piccoletto era questo così vivace, brillante, un modo esaltante di fare che ti coinvolgeva. E io ricordo che quando succedeva qualcosa di, non so, se ne combinava qualcuno, anche senza sapere chi fosse stato, tutti dicevano: questo è stato Tonino Carino, sicuramente. Tonino Carino era simpatico per le sue giacche. Ha fatto conoscere Ascoli quando faceva quella famosa trasmissione qui Tonino Carino da Ascoli Piceno. Bene, noi stiamo cercando tra l'altro anche l'erede di Tonino Carino e non lo cerchiamo tra i giornalisti e i personaggi famosi ma tra la gente. Proviamo un lancio alla Tonino Carino? Proviamo. Ci vuole la cuffia. Lei ce l'ha la cuffia da Tonino Carino? No. Ce l'ho io. Bianconeri di Mazzone hanno battuto per 2-1 un Bologna che sino all'ultimo ha cercato di scongiurare la retrocessione. Non ce l'ha fatta. Ora
è in Serie B. Prego la regia di mandare in onda il filmato e nel frattempo ti confermi il risultato finale. L'Ascoli ha battuto il Perugia per 1-0. Grazie a una vampata di Novellino. Ma questa è un'altra. Un'altra fredina messa tutti incredibilmente rassegnata. La Roma è una macchina potente, i tempi per collaudarla sono inevitabilmente lunghi. Lidl comunque ritariamo ce la farà e da Ascoli ho concluso. Saluti a tutti, Tonino Carino. Un Ascoli vintosa che è riuscita a recuperare un gol subito a freddo. Grazie a una vampata di Novellino su una Fiorentina dimessa e a tratti incredibilmente rassegnata. Lidl. Il Kaiserslautern nell'anticipo di venerdì ha disputato una prova addirittura entusiasmante. La Roma è una macchina potente e i tempi per collaudarla sono inevitabilmente lunghi. Prego la regia di mandare in onda il filmato e nel frattempo confermo il risultato. Ascoli Reggiana 1-0. Il tentato ce la farà. Da Ascoli ha concluso la linea a Roma. Il Bologna non ce l'ha fatta. Un Bologna che sino all'ultimo ha cercato di scongiurare la retrocessione ha purtroppo perso con i bianconeri di Mazzoni per 2-1. È ora in Serie B. Sì, diciamo subito che l'Ascoli ha chiuso alla grande questo campionato che l'ha vista. Indubbiamente tra le protagoniste. Va bene? Pensate, con il Kaiser 2 era sotto di 2 gol, è riuscito a rimontare prima e a vincere poi. 3-2 il risultato finale. Si legge poco. La Roma è una macchina potente, i tempi per collaudarla sono inevitabilmente lunghi. Lidl comunque riteniamo ce la farà. Da Ascoli ho concluso la linea a Roma. Poi ci vedo poco perché i bianconeri di Mazzone hanno battuto per 2-1 un Bologna che sino all'ultimo ha cercato di scongiurare la retrocessione, non ce l'ha fatta, ora è in Serie B. Bene, chiudiamo dicendo che sicuramente è stata un Ascoli grintosa che è riuscita a recuperare un gol subito a freddo. Nell'anticipo di venerdì ha disputato una prova addirittura entusiasmante. Pensate, con il Vasas 2 era sotto di 2 gol, è riuscita a rimontare prima e a vincere poi. 3-2, il risultato finale. Arrivederci. Arrivederci. E così questo nostro piccolo viaggio si chiude. E si chiude qui, nella stessa cabina della tribuna stampa dello stadio del Duca, dove Tonino Carino ogni domenica raccontava il grande calcio. Bene, chiudiamo qui. Lo facciamo rendendo ancora una volta omaggio a questo grande personaggio offidano, ascolano del territorio, questo ambasciatore del nostro territorio a livello nazionale. Lo facciamo ovviamente nel modo migliore, nel modo più giusto. Perché, oh, ragazzi, a questo punto un lancio lo faccio anch'io. Qui Ascoli Piceno, a voi Offida.